Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura c'è la cronaca, paura e sconcerto per un trasporto di materiale radioattivo partito dalla Francia e diretto ai laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso. Il trasporto, autorizzato dalla prefettura dell'Aquila, si dovrebbe trattare solo di una simulazione, ma l'assenza di comunicazione agli altri enti pubblici coinvolti e alla popolazione ha fatto scattare un esposto alla procura da parte delle associazioni ambientaliste. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Torna la paura per la sicurezza dell'acqua del Gran Sasso, 700.000 abruzzesi interessati e soprattutto spaventati dalla notizia dell'arrivo di un carico di materiale radioattivo proveniente dalla Francia e diretto ai laboratori di fisica nucleare. Trasporto autorizzato dalla Prefettura dell'Aquila, una simulazione in bianco, hanno precisato, di un contenitore decontaminato, ma che preclude al futuro utilizzo di sostanze pericolose in luoghi troppo vicini alle captazioni idriche e non ancora perfettamente impermeabilizzati. Si mobilitano così le associazioni ambientaliste e scatta un esposto alla procura per rischio radioattivo. Ci sarà una simulazione di un trasporto di materiale radioattivo che dovrebbe essere utilizzato per esperimenti all'interno del laboratorio. Già questa cosa ci ha posto seriamente in allarme e in forte imbarazzo. Primo, perché nessuno aveva conoscenza reale di quello che sarebbe accaduto oggi, di quello che accadeva nella giornata di ieri. E questo già è un primo problema, c'è un protocollo che è stato realizzato e quindi tutti gli enti dovrebbero essere informati e dovrebbero, come dire, informare perfettamente i cittadini per non creare situazioni anche di panico, di incertezze, di poca informazione. L'altra domanda che ci poniamo è, noi ci siamo lasciati nella città di Teramo con i confronti vari con gli enti che si sono occupati del problema dell'acqua con una serie di azioni e di impegni. Innanzitutto il laboratorio dovrebbe fare simulazioni per portare fuori dal laboratorio sostanze pericolose, non per portarne altre all'interno. Ci poniamo il problema del fatto che all'interno delle gallerie, sappiamo benissimo dalla relazione finale del commissario Balducci, che non sono state impermeabilizzate. Quindi se è proibito il passaggio di determinati camion che portano sostanze pericolose, non capiamo come sia possibile fargli fare una simulazione con sostanze appunto pericolose all'interno. Tutto questo insomma crea confusione, ancora una volta le informazioni arrivano in maniera centellinata al cittadino e ancora una volta non abbiamo le idee chiare di quello che accade all'interno dei laboratori. Credo che 700.000 cittadini che bevono l'acqua ogni giorno, che hanno bisogno dell'acqua per ogni attività, abbiano necessità di sapere perfettamente e dobbiamo avere un programma chiaro che ci porti alla messa in sicurezza del nostro acquifero. In questa vicenda la cosa che colpisce maggiormente è la mancanza di comunicazione del trasporto speciale da parte dei laboratori del Gran Sasso alla Regione, alle ASL e agli acquedotti che gestiscono le reti idriche di Teramo e L'Aquila. La domanda è: ma com'è possibile condurre una corretta simulazione senza condividerla con gli altri enti interessati alla sicurezza? Questa mattina a Pescara, in piazza Sacro Cuore, presidio con volantinaggio organizzato dall'Unione Inquilini e dal Partito della Rifondazione Comunista nell'ambito della giornata internazionale Sfratti Zero, il servizio di Paolo Renzetti. Oggi la giornata nazionale degli sfratti zero, c'è anche questo volantinaggio in piazza Sacro Cuore a Pescara. Quale Rapattoni il senso di questa iniziativa? Questa è la sesta giornata nazionale che si svolge in contemporanea in diverse città italiane, proprio per sensibilizzare la politica sulla questione casa. Da tanti anni c'è un'assenza di investimenti pubblici sull'edilizia ATER e quindi non ci sono più fondi per dare risposte a tutti gli assegnatari che sono nelle liste. E in più c'è un'emergenza dovuta all'aumento degli sfratti che soprattutto Pescara ha una tendenza maggiore rispetto all'Abruzzo, quindi c'è un aumento di quasi il 5% rispetto alla tendenza abruzzese nazionale e una richiesta sempre maggiore di esecuzioni con gli ufficiali giudiziari. Quindi noi chiediamo di dare un ripristino del fondo per la morosità incolpevole che è stato quasi azzerato, un ripristino per i contributi alla locazione e di fare un piano appunto che consenta attraverso l'applicazione dell'articolo 26 dello Sblocca Italia e della circolare Minniti del 2017 di destinare tutta una serie di immobili pubblici dismessi ad edilizia sociale.
Nella provincia di Pescara abbiamo uno sfratto ogni 219 famiglie, che vuol dire uno sfratto ogni 42 famiglie che vivono in affitto. È una situazione particolarmente grave come nel resto d'Italia, e anche gli eventi di Via Lago di Borgiano dimostrano come il patrimonio pubblico dell'Atere è stato abbandonato per troppi anni senza investimenti. Oggi ci troviamo con delle graduatorie piene di persone che cercano appunto una casa popolare, e chi una casa popolare ce l'aveva a essere fuori da quelle case. E denuncia la mancanza di investimenti fatti in questi ultimi 20 anni, e noi crediamo che bisogna o attivare subito un piano di investimenti recuperando le risorse, forse tassando quella che è la rendita immobiliare, perché anche in città ci sono troppe case vuote e troppe persone senza casa. Questa mattina è stata votata all'unanimità la delibera del Consiglio Comunale di Vasto per manifestare vicinanza ai lavoratori della Honeywell di Atessa. La Giunta Comunale, già nella seduta del 4 ottobre scorso, attraverso una propria delibera, si era interessata ai lavoratori, molti dei quali vastesi, e 80 dipendenti dell'indotto che a causa della delocalizzazione rischiano il licenziamento. Intanto, sul fronte delle trattative, l'azienda franco-statunitense ha chiesto tempo per riflettere, per avanzare delle proposte, ma i sindacati non credono più alle parole della multinazionale. Una catena umana a sbarrare l'ingresso davanti ai cancelli della Honeywell, la fabbrica dei turbocompressori e dei rotori, che si appresta ad affrontare la quarta settimana di sciopero a oltranza. I colletti bianchi del reparto amministrativo internazionale, una ventina di addetti, non sono potuti entrare nello stabilimento. Erano un centinaio gli operai in sciopero al presidio che hanno bloccato loro l'ingresso. Un messaggio di forza da parte dei sindacati, FIM, FIOM e WILM, riferisce Davide Labrozzi, segretario dei metalmeccanici della CGIL. Abbiamo fatto sì che le persone, quelle pochissime persone che sono entrate al lavoro nel corso di questi giorni, non entrassero. Abbiamo praticamente vuotato la fabbrica, abbiamo consentito soltanto al direttore del personale, al direttore di stabilimento di entrare, e lo abbiamo fatto perché pensiamo che a un certo punto è diventato importante mostrare ancora di più la forza che noi abbiamo. L'azienda ha preso 2 settimane di tempo per fare le sue valutazioni, però continua a raccontare frottole, perché chiama il Ministero e chiede la possibilità di avere 2 settimane per avanzare una proposta, e poi parla attraverso le call con gli impiegati e racconta che non avrà nessuna proposta da offrire al tavolo della discussione, perché loro non contrattano, loro non assumeranno nessuna decisione sullo stabilimento che sia quella che sostanzialmente il sindacato chiede. A rischio ci sono 420 posti di lavoro se la multinazionale americana dovesse chiudere la fabbrica di Atessa. In Val di Sangro perderebbero il posto di lavoro anche una 60ina di addetti esterni tra manutenzione e servizi vari. Finora l'azienda non ha comunicato le proprie intenzioni ufficialmente, ma il timore è quello della chiusura. Lo sciopero prosegue a oltranza. Noi siamo convinti di poter ribaltare questa decisione. Ovviamente manca ancora un atteggiamento costruttivo da parte dell'azienda, anche nei modi, perché c'è stato questo incontro ministeriale, ma noi non eravamo presenti. Non eravamo presenti perché loro hanno posto il veto e ci hanno chiesto di ritirare lo sciopero, cosa che noi non faremo mai fino a che non ci sarà la conclusione della vertenza, di ritirare lo sciopero per poter, diciamo così, aprire un tavolo di discussione. Oggi San Cetteo, festa del Santo Patrono a Pescara, e si è tenuta a Palazzo di Città la consueta cerimonia di consegna di ciatè e delfini d'oro a personalità che si sono distinte in vari campi, quali la cultura, la medicina e il sociale. Fra i premiati il noto regista Enrico Vanzina. Giorno di San Cetteo, festa del Santo Patrono, il sindaco Alessandrini, oggi c'è la consegna dei ciatè d'oro e dei delfini d'oro. Avete puntato sulla cultura, sulla musica, su chi si è distinto in campo nazionale in tante opere meritorie e che in un modo o nell'altro è stato legato anche alla città di Pescara. Ogni anno si rinnova l'anniversario di San Cetteo e si rinnova anche questo momento di partecipazione collettiva alla vita pubblica, alla vita delle istituzioni, alla vita del comune. Lo facciamo per il tramite di alcune persone che hanno contribuito a portare in giro per l'Italia e non solo il nome di Pescara. Premiamo, diciamo, personalità diverse, ma tutte accomunate appunto dall'amore nei confronti di questa città e
le premiamo per il fatto che appunto hanno diffuso con le loro storie, con il loro lavoro, con la loro passione anche dei valori che sono i valori nostri. E siamo qui appunto a serrati quasi a corte, mi verrebbe da dire, parafrasando l'inno nazionale, in un momento che è di festa ma anche di riflessione. La stella di questa giornata a Pescara è sicuramente Enrico Vanzina, che è oggi qui a Pescara non per la prima volta e tra l'altro legato a Pescara e anche ad Ennio Flaiano. Sì, sono molto molto fiero e orgoglioso di ricevere questo Delfino d'Oro in una città che ho scoperto tardi nella mia vita e che è entrata nel mio cuore. Per tante ragioni, non ultima la sua bellezza, la sua simpatia, una città allegra che mi ricorda, dico sempre che mi ricorda un po' Rio de Janeiro. È una città che è percepita male secondo me in Italia, non la conoscono, è una città meravigliosa. Naturalmente la grande amicizia che legava mio padre a Flaiano ha fatto sì che questa scoperta mia personale di, per caso negli ultimi anni di Pescara mi ha fatto tornare alla memoria questa amicizia antica, ho avuto il piacere di conoscerlo bene, per cui ho vinto anche il premio Flaiano e tra le cose che mi hanno dato nella vita, forse indegnamente, il premio Flaiano è uno di quelli che io considero più importanti, perché ripeto, l'amicizia che c'era tra le nostre famiglie era grande, per cui per me oggi essere qua è un grande onore. Il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ha varato il riassetto della giunta del comune frentano a seguito della prematura scomparsa del vice sindaco e capo politico di Progetto Lanciano Pino Valente. Immutati gli equilibri all'interno dell'amministrazione, Carlo Recchioni è il nuovo assessore al bilancio, mentre Verna resta vice sindaco. Inizia con un riassetto della giunta comunale a Lanciano, l'era post Pino Valente. Carlo Orecchioni e Giacinto Verna si dividono le deleghe dell'ex vice sindaco, prematuramente scomparso a seguito di una improvvisa malattia. Orecchioni, capogruppo uscente, è il nuovo assessore al bilancio, mentre Verna resta vice sindaco, delega conferitagli già durante l'assenza di Valente, e assume anche la delega ai lavori pubblici, mantenendo quella all'istruzione. È ancora tanta la commozione nella prima conferenza stampa dopo il lutto. Pino Valente ha dato tanto a questa città, gettando il cuore oltre la siepe, ha detto il sindaco Mario Pupillo, sottolineando di aver perso un amico prima che l'alleato politico con il quale ha costruito un nuovo percorso per Lanciano. Devo dirlo chiaramente, l'ho detto, lo ripeto, una perdita affettiva molto importante. Con Pino abbiamo avuto, come tutto succede nella vita, come sempre succede nella vita, dei momenti difficili. Non era facile tra di noi spesso fare delle scelte, ma la grande lealtà e l'affetto che si è creato in questi anni è stato dimostrato anche poi dalla continuità che stiamo dando alla nostra azione politica. Il gruppo Progetto Lanciano ci ha indicato Carlo Recchioni come assessore e noi abbiamo accettato con entusiasmo, all'unanimità, questa loro scelta che condividiamo. Subentra ad Orecchioni nel gruppo Progetto Lanciano, tornando in consiglio comunale, Michele Ucci, primo dei non eletti nella lista. Arturo Di Corinto invece sarà il nuovo capogruppo. Il nuovo assessore si prepara a lavorare per il bilancio di previsione con l'intenzione di accelerarne i tempi. L'anno scorso il bilancio è stato approvato grazie al grande operato di Pino e dei suoi, degli altri assessorati, è stato approvato entro il mese di aprile, sarebbe auspicabile un ulteriore anticipo perché muove certezze economiche all'interno dei singoli assessorati che quindi possono diventare immediatamente operativi e anche quest'anno questa anticipo dell'approvazione del bilancio di previsione ha consentito e si vede tante opere pubbliche che sono in cantiere e tutti gli assessorati hanno avuto il pieno finanziamento con grande anticipo. Consiglio comunale all'Aquila, varo di argomenti questa mattina, bocciato l'ordine del giorno del capogruppo del PD Stefano Palumbo sul master plan per l'ospedale San Salvatore. Venerdì intanto ci sarà un consiglio comunale straordinario. Assente il sindaco Biondi, il Consiglio Comunale di oggi si è aperto con la discussione dell'ordine del giorno del capogruppo PD Stefano Palumbo sul Master Plan del San Salvatore, un progetto di riqualificazione di quell'area illustrato anche dall'Ateneo Aquilano di recente, che prevede la trasformazione della zona in una vera e propria cittadella a servizio dell'università. Un percorso intrapreso da tempo da Palumbo, ma il Consiglio Comunale dice no, con 16 voti contrari, 11 favorevoli e 2 astenuti. Risale al 2002, mi sembra, l'accordo di programma, quindi sottraggiunta a Tempesta.
richiesta per la riqualificazione, appunto la trasformazione da sanitario in universitario, direzionale lì del San Salvatore. Grazie a quel percorso è stato possibile poi da parte dell'università costruire l'attuale sede di scienze umane e acquisire con delibera CIPE il patrimonio del San Salvatore, e oggi a luglio in realtà l'università ha presentato su richiesta della precedente amministrazione un master plan che prevede appunto la riqualificazione del complesso con la realizzazione di un polo bibliotecario, una sala congressi, la casa dello studente con annessi servizi e soprattutto diciamo una riqualificazione dell'area con una piazza che sarebbe una piazza intera a disposizione dell'università e che si collega con un altro pezzo di riqualificazione che è quello di Viale della Croce Rossa, dove già nella precedente amministrazione abbiamo portato in consiglio comunale l'approvazione e che prevede la realizzazione di un parcheggio di 400 posti interrati in Viale della Croce Rossa e un percorso meccanizzato che collega Piazza San Basilio. Quindi diciamo questo sarebbe il completamento di un percorso di riqualificazione che abbraccia e coinvolge un'area molto grande che va da Viale della Croce Rossa fino a Viale Duca degli Abruzzi, e quindi mi sembra insomma un intervento degno dell'attenzione del Consiglio Comunale. Fiacca di argomenti, l'assise civica si è parlato anche dei recenti disordini in Venezuela, grazie al consigliere Ferdinando Colantoni che ha presentato un ordine del giorno, e del permesso di costruire in deroga relativamente a un fabbricato in via Buccio di Ranallo. Venerdì intanto un nuovo Consiglio Comunale, questa volta straordinario, per parlare di malattie mentali e disabilità psichiche. Sarà eletto a fine mese il nuovo segretario provinciale di Chieti del Partito Democratico. L'uscente Chiara Zappalorto ha presentato la candidatura del suo attuale vice Gianni Cordisco. Avvicendamento in vista nella segreteria provinciale di Chieti del Partito Democratico. L'uscente Chiara Zappalorto potrà ora dedicarsi sempre più ai suoi mandati in seno al Consiglio Comunale Provinciale di Chieti e stamani ha presentato insieme ad altri amministratori locali la candidatura del suo attuale vice segretario, il 34enne Gianni Cordisco, originario di Lentella, comune del Vastese, del quale è stato anche assessore. Dal 12 ottobre fino a fine mese i circoli territoriali del partito sono chiamati ad esprimersi e Cordisco espone così i principi della sua candidatura. Il mio mandato sarà quello di creare e mantenere una comunità democratica, che è quella che permette di avere amministratori, di avere un ricambio generazionale, di avere una palestra in cui si formano le nuove classi dirigenti sia di amministrazioni che del partito, e soprattutto che sia un'occasione di ascolto e di vicinanza ai territori che secondo me manca. Poi arriva da una zona che è quella del Vastese, che rischia di essere molte volte fuori dal baricentro, tornerà un po' centrale anche nella provincia. Questa è la grande capacità del Partito Democratico di dare la possibilità a un'area che è un po' la fine di questa provincia e a uno come me che viene da un piccolissimo comune di crescere e iniziare ad avere un profilo provinciale in cui raccontare la storia di queste realtà che davvero hanno bisogno di essere protagoniste, raccontate e soprattutto ascoltate, che sarà il nostro compito, quello di farle ascoltare. Il lancio della candidatura di Cordisco è anche il momento per un consuntivo dell'attività di segretario svolta da Chiara Zappalorto. In provincia di Chieti in questi anni abbiamo avuto la capacità tutti quanti insieme di costruire una comunità politica fatta di condivisione, a volte anche di scontri accesi che poi alla fine però hanno trovato nell'amore per il territorio, per la passione per la politica, la sintesi che poi ci ha portato ad avere tanti successi elettorali e ci ha portato ad avere rappresentanti nelle istituzioni regionali che oggi si stanno caratterizzando per la loro forza riformatrice. Sabato 14 ottobre 300 volontari saranno impegnati nelle piazze dei quattro capoluoghi di provincia della regione Abruzzo per la settima edizione della campagna nazionale dedicata alle buone pratiche di protezione civile. Io non rischio, il servizio di Alfredo Primante. Le buone pratiche di protezione civile scendono in piazza assieme ai protagonisti delle azioni di salvataggio, cioè gli uomini della protezione civile. Sabato 14 ottobre a Pescara in piazza Garibaldi, con percorso ciclo pedonale lungo il quale si presenterà ai cittadini l'evento di esondazione del fiume Pescara, a Teramo in piazza Martiri della Libertà con un percorso di trekking urbano per una linea del tempo itinerante, a Chieti con focus sul piano di emergenza comunale e sulla microzonazione sismica e all'Aquila presso le mura del Castello 500. 300 volontari saranno impegnati per la settima edizione di Io non rischio, al fine di sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico di alluvione e maremoto.
Il sistema di protezione civile, per esile che sia, almeno così come è diventato negli ultimi anni, non può prescindere da una conoscenza dettagliata dei rischi e dei modi comportamentali da usare sia da parte delle istituzioni e anche e soprattutto da parte dei cittadini. Ecco perché una sempre maggiore acquisizione della consapevolezza del rischio è un tema fondamentale, una condizione sine qua non il sistema possa davvero funzionare. L'evento, come ogni anno, cade alla vigilia della stagione invernale e dopo quanto accaduto lo scorso anno in Abruzzo resta alta l'attenzione soprattutto sul fronte dei fondi per i comuni e sulla carta delle valanghe. Il ristoro dei danni ai comuni ha subito dei ritardi e su questo ci sarà un incontro tra D'Alfonso, il capo della Protezione Civile Nazionale. Per quanto riguarda la prevenzione del rischio valanghe, invece, Mazzocca assicura che presto il documento sarà pronto. Beh, dalle notizie assunte dagli uffici e dal soggetto aggregatore è una questione di giorni l'affidamento temporaneo all'aggruppamento, società che fra le tre che hanno risposto all'avviso pubblico che risulta aggiudicataria, e successivamente si faranno le procedure di rito per l'aggiudicazione definitiva e la redazione conseguenziale del piano valanghe. Torniamo all'Aquila, i parcheggi in centro resteranno gratuiti, il comune studia altre soluzioni e dichiara di avere comunque a cuore le sorti dei lavoratori di MP, ma non si possono penalizzare i cittadini in una città che ha ancora un centro fatto di tante zone rosse, dice l'assessore competente. Vediamo. I parcheggi a pagamento in centro non torneranno, parola dell'assessore alla mobilità del Comune dell'Aquila, Carla Mannetti, che toglie ogni dubbio in questo senso, soprattutto in relazione ai dubbi sollevati dai sindacati e relativamente alla difficile situazione lavorativa dei dipendenti della MP Parcheggi. Ci saranno delle zone con parcheggi a pagamento, questo sì, afferma la Mannetti, ma non in centro, dove non c'è ancora una situazione normale, e ci saranno fasce orarie con un prezzo cosiddetto sociale. Noi lo abbiamo scritto nel programma e quindi intendiamo rispettare quanto promesso ai cittadini. I parcheggi in centro a pagamento non saranno ripristinati. Stiamo facendo una ricognizione di tutti i parcheggi in città, perché ovviamente saranno individuate delle zone che però avranno sicuramente un costo orario cosiddetto sociale, cioè ci saranno delle formule diverse da quelle precedenti, cioè non ci sarà il parcheggio orario a 1,50 euro, ma stiamo pensando per esempio di parcheggio gratuito nelle prime 2 ore e poi delle fasce a pagamento, ma sempre in periferia. È ovvio, fa sapere la Mannetti, che ci rioccuperemo della convenzione sospesa con l'MP e nostra intenzione è anche migliorare il terminal di Colle Maggio con degli investimenti. Anche noi ovviamente vogliamo salvaguardare i lavoratori, ma neanche gravare sui cittadini aquilani. Altro punto importante è che stiamo rivitalizzando il mega parcheggio, quindi saranno investite delle somme del master plan per renderlo più agibile, anche più accogliente, e quindi la prima priorità è quella, rilanciare il mega parcheggio sempre con tariffe sociali, quindi abbonamenti annuali e mensili a tariffe molto basse. Questi sono i primi passi. Ovviamente i lavoratori pretendono il ripristino dei parcheggi a pagamento, perché questa costituisce una fonte di entrata per l'MP, che però ad oggi ha ancora una convenzione sospesa con il comune, e noi stiamo proprio predisponendo, e sarà approvata nei prossimi giorni, una delibera ricognitiva di tutto quello che è stato fatto in questi anni, per poi arrivare alla programmazione, chiamiamola strategica, del piano parcheggi della città negli anni futuri. Noi vogliamo salvaguardare i lavoratori, però vogliamo tutelare anche i cittadini, gli aquilani, che hanno diritto a un'attenzione che credo fino adesso su questo argomento non gli è stata data. Quindi stiamo cercando di contemperare le due esigenze, abbiamo approvato il quadro strutturale del nuovo piano di mobilità, piano urbano di mobilità sostenibile, e quindi vogliamo dare delle risposte sia ai lavoratori ma soprattutto ai cittadini. La pagina dello sport: subito ripresi ieri gli allenamenti per il Pescara dopo la cocente sconfitta di domenica con il Cittadella, in netto miglioramento Palazzi e Mancuso, che per la gara di sabato a Parma saranno a disposizione. Probabile maglia da titolare per l'ex attaccante della San Benedettese. Intanto Francesco Zampano, finito nel mirino dei tifosi, conferma di essere contento di essere rimasto a Pescara e risponde in maniera piccata alle recenti critiche. Vediamo.
Tante critiche sono arrivate al Pescara dopo la sconfitta con il Cittadella, tante critiche anche da parte dei tifosi per Francesco Zampano, forse tifosi si aspettavano da te fino a questo momento del campionato un rendimento migliore, cosa non sta andando per il verso giusto? No, niente, il Cittadella comunque cioè ogni squadra comunque non è male, cioè il campionato di Serie B comunque è un campionato importante. Niente, non ci ha fatto giocare, erano molto aggressivi, poi ci ha fatto gol dopo un minuto e magari un po' l'amarezza, un po' perché dopo un minuto prendi gol e nessuno se l'aspettava, e comunque per nostre due disattenzioni e niente, dobbiamo cercare di cambiare rotta, cercare di adesso andare a Parma e fare il risultato. Non hai giocato tutte le partite quest'anno, ma sei soddisfatto del rendimento che hai avuto nelle gare in cui sei stato chiamato in causa? Ho avuto un po' di problemini, ho avuto la prima Foggia che aveva la febbre, poi ci ho avuto male la caviglia e poi altre partite miste magari ho visto altre persone meglio, quindi ho messo loro. Ma no, si può fare di più e si deve fare di più come tutta la squadra, quindi niente, ci alleniamo sempre al massimo per dare sempre di più. Fino all'ultimo minuto del mercato sembrava che Zampano dovesse andare via da Pescara, sei rimasto, sei convinto di questo progetto, sei convinto della scelta di essere comunque rimasto a Pescara in questa stagione in Serie B oppure pensavi e speravi di restare in Serie A? No, sicuramente sono contento, ma non so voi giornalisti o chi pensa che sono rimasto qua con la testa sbagliata, cioè non ho proprio capito niente. Poi io non devo né dimostrare niente ai tifosi che dicono che è rimasto qua con la testa sbagliata, perché non mi interessa proprio quello che deve sapere il mister, il gruppo e tutti quanti quello della società lo sanno, quindi ovvio fa piacere comunque se c'è interesse Serie A come tutti i ragazzi, cioè, e non devo giustificare niente a nessuno comunque. In difesa Zeman ha un po' alternato tutti i terzini fino ad oggi, anche tu hai giocato delle partite, altre no, come state vivendo e come stai vivendo tu in particolare questa situazione? Un po' di incertezza. Ma tranquillamente, siamo tutti forti comunque terzini, non c'è da lamentarsi, quindi il mister mette quelle che magari sta meglio e niente, siamo un gruppo, chi gioca gioca, basta vincere, non è quello importante, cioè poi farà il mister le sue valutazioni. E ora la Serie C, chiusa una settimana con tre gare di campionato, il Teramo tornerà in campo sabato pomeriggio contro il Padova di Pierpaolo Bisoli. Potrebbero tornare a disposizione sia Tulli che Amadio dopo i biancoscudati, però il Diavolo a fine mese avrà due scontri diretti in trasferta. Jacopo Forcella. Tre partite e tre punti. Non un bottino irresistibile, ma quanto serve per il momento al Teramo per tenersi in linea di galleggiamento, aspettando che ritorni il successo. Il pareggio di Bassano, dopo quelli con Fermana e Feralpi Salò, tutti in una settimana consentono ai biancorossi di rimanere in una posizione accettabile di classifica, ma con un occhio sempre rivolto a quello che accade in basso. Servirebbe una vittoria, ma il calendario non dà certamente una mano, perché la squadra di Antonino Asta sabato al Bonolis riceverà il Padova, altra candidata al successo finale, e sarà l'ultimo scontro con squadre di lignaggio importante prima dei veri e propri scontri diretti. Centrare i tre punti con i biancoscudati di Pierpaolo Bisoli significherebbe apprestarsi alla doppia trasferta Sant'Arcangelo e Bergamo con l'Albino Leffe con una serenità maggiore dopo le buone prestazioni sfoderate in questi giorni. Per il match di sabato pomeriggio al Bonolis l'allenatore conta di avere a disposizione anche Giacomo Tulli. L'ex Sud Tirol, dopo l'ecografia di venerdì che ha escluso lesioni gravi, dovrebbe tornare a lavorare stabilmente con la squadra e consegnare un'alternativa davanti al tecnico, che sembra ormai aver definitivamente virato su un modulo, il 3-5-2, che specie con le big sembra dare segnali incoraggianti. Il Teramo subisce meno l'impatto anche fisico di formazioni più strutturate e coi padovani sabato potrebbe essere di nuovo confermato. In quest'ottica Tulli si avvicinerebbe alla punta centrale per interpretare il ruolo che probabilmente gli si addice maggiormente. Inoltre, i miglioramenti di Stefano Amadio, dopo la ricaduta di Pordenone, potrebbero liberare Lorenzo De Grazia dal ruolo di costruttore della manovra per consentirgli maggiori inserimenti nella metà campo avversaria. I biancoscudati invece, dopo il successo interno col Sud Tirol, puntano ad accorciare ancora di più il margine col duo di testa, distante solamente due lunghezze. Ma il Teramo in questo momento non può fare troppi calcoli o fermarsi a ragionare sugli avversari. Deve provare a vincere tra le mura amiche per darsi quell'iniezione di fiducia in vista di un finale di ottobre, da cui passa molto del futuro biancorosso.
E ora un ultimo servizio, l'Aquila Rugby alla sua prima in campo vince il derby con la Gran Sasso e dimostra che è possibile dare un calcio alla crisi societaria grazie al cuore dei ragazzi scesi in campo. Forte la squadra dei coach Rotiglio e Troiani, soprattutto in mischia chiusa. Il servizio. L'Aquila Rugby Club vince il derby in casa della Gran Sasso a Villa Sant'Angelo 27-20. Una squadra giovane, quella nero-verde, che tuttavia domina soprattutto nel primo tempo con grande grinta e orgoglio i grigio-rossi di coach Lorenzetti. Forti gli aquilani, soprattutto in mischia chiusa. Sembrano cogliere di sorpresa la Gran Sasso sotto lo sguardo entusiasta di oltre 700 tifosi giunti per sostenerli. E così, almeno per questa domenica, i problemi societari delle ultime settimane passano in secondo piano, dimostrando che la squadra c'è, nonostante i numeri ristretti. Infatti scendono in campo in 19, ossia con solo 4 atleti di riserva, di cui una prima linea obbligatoria. Il match si apre con un calcio dell'estremo sudafricano della Gran Sasso, Jess Dutoit, ma i nero-verdi difendono bene e dimostrano la loro superiorità in mischia chiusa, realizzando una meta tecnica al 31esimo, seguita da altra meta di Ciofani. La Gran Sasso reagisce con il capitano Giampietri che marca meta eludendo la difesa aquilana. La ripresa si apre con meta del nero-verde Nicola Rettagliata, cui controbatte il grigio-rosso Santa Venere e trasforma Dutoit. Rettagliata sigla un'ultima marcatura trasformata da Cialente e la partita si conclude 20-27. È tutto per questa prima edizione del TG6, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Proteramo, il settimanale condotto da Jacopo Forcella, e poi le prossime edizioni del nostro TG alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi.